Quando si affrontano due squadre toste, compatte e organizzate, il risultato di parità è spesso quello più naturale. Nel momento in cui due formazioni mostrano di essere quadrate, di sostanza e difficili da perforare, capita che solo un episodio possa smuovere il nulla di fatto. Ecco, Soriano-Castrovillari era una gara da 0-0 se non fossero intervenuti due episodi a sancire le reti con le quali si è conclusa una partita dai contenuti tecnici apprezzabili, con poche emozioni ma con tanta voglia, carattere e disciplina tattica. Ad un certo punto è sembrata anche una sfida a distanza fra Gregorace e Carnevale con mosse e contromosse per cercare di superarsi a vicenda. Alla fine il pari è giusto. Primo affondo del Castrovillari e Locali che si salvano in angolo. Risponde il Soriano e il colpo di testa di Romeo finisce nelle mani di Dicara. Al 18° è Monteiro ad arrivare troppo tardi sul cross proveniente dalla sinistra e al 23° è Piccolo a salvare di piedi un'intricata situazione deviando in angolo. È ancora l'estremo difensore ospite a dover uscire alla disperata sull'attacco di Benincasa. Nel finale del primo tempo i locali si rendono pericolosi con questo calcio di punizione. Nella ripresa non passa nemmeno un giro di lancetta che il direttore di gara assegna un calcio di rigore per gli ospiti, il fallo di Pepe è netto. Sul dischetto va De Simone e il Castrovillari si porta in vantaggio. Il Soriano reagisce subito e dopo pochi minuti Angotti segna in acrobazia ma Idone annulla su segnalazione del suo assistente per fuorigioco. Pari che arriva all'11°, De Domenico frana su Nicolovici e Idone assegna il penalty. Alla battuta va lo specialista Angotti ed è il giusto e meritato pari. Sentiamo in merito i due tecnici Gigi Carnovale e Saverio Gregorace. Sì, un pareggio che ci sta tutto perché sappiamo che la forza del Soriano è proprio la sua aggressività e su questo campo già è stato tanto fare gol e su calcio di rigore. Siamo stati meno attenti e meno bravi perché abbiamo rischiato tanto e abbiamo commesso un fallo da rigore, un punto a testa che penso vada bene ad entrambi, è normale. La squadra di casa, sicuramente il Soriano, ben messa in campo da mister Gregorace, contro di noi avrebbe preteso i tre punti. Noi abbiamo provato a fare la nostra partita, veniamo da due risultati importanti, quello di Scalea fuori casa, una vittoria, e quello in casa contro l'Acre. Volevamo continuare il trend, non è un mezzo passo falso, va dato atto che in questo campo difficilmente anche le squadre più blasenate verranno a fare punti. Un Castrovillari che tenta di vincere questo campionato, mister. Un Castrovillari che deve arrivare quanto meno possibile distante dalle prime al mercato di dicembre. Abbiamo una squadra che abbiamo diverse difficoltà di assemblamento, siamo carenti lì davanti, che ci stiamo adattando in tutto per tutto. Cercheremo di stare nella parte alta della classifica, ci allontaniamo già dalla prima in classifica, non sapendo i risultati dalle altre, però bisogna continuare a lottare, a stare sul pezzo e vedere che cosa riusciremo a fare. Per il momento ci godiamo il fatto di aver perso in questo campionato, dopo 8 giornate, una sola volta e aver fatto 3 vittorie e 4 pareggi. Per telefono Piero Cagliò ha fatto gli auguri e un in bocca al lupo al Castrovillari del mister. No, fa piacere, Piero è un grande amico con l'AIA che ha fatto bene bene, io ci tengo tanto ai rapporti di amicizia, quindi grazie a lui e grazie a tutti i telespettatori. Quindi complimenti al loro mister, mi fa molto piacere perché è una persona molto in gamba, lo conosco, e quindi se vengono i complimenti dall'altra squadra, dalla squadra avversaria è molto importante, è vero. Abbiamo fatto i primi 25 minuti benissimo alla grande, giocando, interpretando bene la gara. Siamo scesi con la determinazione e la cattiveria giusta, quello che ci è mancato un po' contro l'Aurora Reggio, però penso che nei primi 25 minuti siamo stati molto bravi a tenere il campo, pure molto bene il palleggio, nel fraseggio, abbiamo avuto qualche occasione che purtroppo l'abbiamo sfumata, però abbiamo giocato contro una grande e penso che questa è una squadra che alla fine si gioca il campionato, quindi va bene un pareggio, un pochettino... bisogna accettare il verdetto del campo ed è giusto così. Sono contento di quello che hanno dato oggi i ragazzi perché c'è stata una risposta alla partita di domenica, quindi dobbiamo lavorare e andare avanti. Non solo quella di domenica, nella ripresa subito il calcio di rigore per Castrovillari che è passato in vantaggio e subito la risposta con sia il gol annullato che il calcio di rigore che vi ha permesso di pareggiare la partita. Sì, è vero, non era facile, pronti via abbiamo subito questo, è stato bravo l'avversario, quei ragazzi di Castrovillari a trovarsi a saltare l'uomo, a cercarsi il rigore, è stato bravo, e c'era,
Noi abbiamo subito una reazione, penso che il gol che abbiamo fatto noi con Angotti non era in fuorigioco perché a detta di tutti ai lavori era regolarissimo, però è stato annullato, accettiamo la scelta dell'assistente. E però dopo abbiamo avuto ancora questa reazione importante, che abbiamo trovato il rigore nettissimo pure su di noi. È buona la reazione, è buono la risposta che abbiamo avuto, perché non abbiamo mai avuto i cali di tensione, siamo stati sempre in partita, quindi dobbiamo continuare così, dobbiamo lavorare, lavorando, facendo sacrifici, pensiamo che ci possiamo levare qualche soddisfazione. Non ci dimentichiamo che siamo una matricola a primo anno di eccellenza, tanti giocatori che si affacciano per quest'anno al primo campionato di eccellenza, quindi siamo più che soddisfatti ad oggi. Ritornerete sul mercato o rimarrete con questa rosa? Ma guarda, siamo un pochettino striminziti sinceramente come rosa. Dopo facciamo delle valutazioni col direttore e la società, facciamo delle valutazioni, però ad oggi è giusto lavorare con questi ragazzi perché è giusto andare avanti così, e dopo a dicembre vediamo se ci serve qualcosina per dare una mano d'aiuto a questi ragazzi, perché lo meritano, hanno bisogno. Zanzar Stop, specializzati nella produzione di zanzariere e riparazioni. Centro autorizzato Innova PVC. Porte blindate, porte per interno, porte scorrevoli, infissi alluminio, legno alluminio e PVC, box doccia, veneziane e tende living. Ti aspettiamo per un preventivo gratuito. Zanzar Stop, in via Sant'Antonio a Chiaravalle Centrale. Per info 0967 92 623. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook.